finisce qua. Dovremmo concludere con un classico che ha a che fare con gli animali che non erano contenti, tre animali, non erano contenti di come erano stati creati, no? Perché noi esseri umani, tutto sommato, non siamo mai contenti, no? È vero, signorina? Perché chi è bionda si fa mora, quei avi capite si leva, con un lave si fa mettere, chi è riccia si fa liscia, e c'è quello che se ne fa il naso, ogni le tanto labbra, c'è qualche intervento estetico, perché non siamo mai contenti, siamo. Giusto. Ora, anche gli animali potrebbero avere qualche rimostranza da fare, soprattutto a chi, Salvo? Al creatore, no? Perché giustamente con cosa la vanno a pigliare gli animali, se non con chi li ha creati. E allora pigliano tre rappresentanti, che erano l'elefante, la giraffa e la gallina, che avevano il compito di fare queste rimostranze al creatore. Va bene. Basta, se annacchiarano, ovviamente parliamo di una barzelletta surreale, perché ci sono gli animali caparrono che arrivano addirittura in paradiso. Ma questo l'abbiamo detto, questa è la forza della barzelletta, che può farvi credere qualsiasi cosa. Ora, poi, gli animali, lo sai, Salvo, parlano soltanto in alcuni regni, ovvero nel fumetto, nel cartone animato, nelle fiabe e nelle barzellette. Certo. No? Quindi, insomma, arrivano al paradiso, c'era l'angelo custode che era davanti alla porta, perché si chiama angelo custode perché fa chi suo custode, stava davanti alla porta. Sì, in qualche modo è così. Così e no? Anche si chiama angelo custode perché è quello che ti protegge, vabbè, quello certo, che sta accanto a te. In questo caso protegge Agherritta davanti alla cosa, no? Che c'è davanti al paradiso. Va bene. Siamo a parlare a cace con Gesù, con Dio, c'è. Basta, a un certo punto l'angelo custode, cioè si uinza, c'era San Pietro. C'è San Pietro, ci sono tre animali che volono udienza. Vabbè, fallo già, sarà uno a uno che ci parlo io, no? C'è cos'ho? C'è l'elefante, la giraffa e la gallina. C'è, vabbè, fallo già, sarà uno a uno. Il primo qui, l'elefante. C'è, fallo già, sarà appena c'è sicuro, l'elefante è enorme, no? L'elefante è pachidermico, tant'è vero che è un pachiderma, giusto? Ran. San Pietro, come ho visto da lontano, dice, oh, l'animale più bello del creato. E l'elefante, sta parlando con me, eh? San Pietro. Io vengo a capo per questo motivo, perché io onesto non mi sento bello, e anzi, mi sento un po' appesantito, ma certo, un po' grosso. Ma l'elefante così è. Sì, ma io questo comodo io non mi posso muovere, che è vero, o pandicio è tipico dell'elefante, so, no? Lo so che significa il fiatone. La pantaciata. Esatto. E allora io volevo dire, dico, dei prossimi elefanti in poi, non ne può fare un po' più snelli, un po' più magri, un po' più agili. C'è poi un'altra cosa, sempre, c'è sta ricchiazza, rossi, non potevamo fare a ricchi come all'altro animale, che un nicchio, che andà a giungla li pigliano un po' culo, ricchiazza, ma chi è corretto? Ma io dico, è possibile, noi tra l'altro siamo catanesi, quindi abbiamo un liocio, l'elefante come simbolo, io immagino... L'elefante, che c'era la villa Bellini, l'elefante, no? Si chiamava Toni. Basta, io a un certo punto dice, allora sempre, l'ultima richiesta, dico, ah, sta funge che mi penna davanti, che era camorria, ma mi vince un chiepere, e poi mi pisa, che hai un dolore, andava a fronte, a tipo che hai la sinusite, ma si è visto mai l'elefante che ha la sinusite, andava all'Africa, sempre, ah vai, non potevamo fare niente. E sempre, prima fece parlare, dopodiché ci disse, hai finito? Perciò non solo sei l'animale più bello del creato, e per giunta te lamento, no? Che allora, prima di tutto, questa mole enorme te l'abbiamo fatta perché così non puoi essere attaccato dal leone. Cioè, tu hai visto mai un elefante attaccato dal leone? Veramente no, cioè, bravo, hai visto? C'è poi le orecchie grandi, ce l'hai perché così puoi sentire se arrivano i pericoli da lontano. C'è poi la funge che si chiama proboscide, giusto? No? La funge. La proboscide, cioè, te l'abbiamo fatta perché così puoi pigliare con la proboscide cose che con le zampe non puoi pigliare. Hai capito? E c'hai magari la doccia incorporata, cretino! L'elefante sentisse il Brad Pitt della giungla. Ma allora sogno bello, cioè, il più bello del creato. Aveva convinto. Te ne puoi dire. Io convinto, effettivamente, l'elefante Sinew, contento, no, di aver avuto questa udienza con San Pietro, che gli aveva fatto cambiare totalmente opinione, no? C'è il prossimo qui, c'è la giraffa, falla Cesare, sta giraffa, avete presente la giraffa, no? Con queste ammelogne, sicchi, cominciava a Cesare, San Pietro, come ha visto da lontano, dice, oh, l'animale più bello del creato, perché San Pietro... Sindacalista numero uno. Aveva anche capito, certo, no? Aveva capito. Era pure da Gandhi, lo sapeva come la va a pigliare. Quindi, no? Sapeva come prendere. Diceva cosa avesse, certo, capito? Certo. L'animale più bello del creato, a giraffa.
sta parlando con me, Sambiccio? Come parlava la giraffa? Sta parlando con me? Mi sembra la signora... Vabbè, ma le giraffe parlano con la voce da femmina, da donna, dire, no? Ma veramente io, Sambiccio, anzi, ci posso domandare, ma posso aspettare 5 minuti? Che hai, vuol dire, una cervecale, che ne hai un sì, non è che ne hai una, perché concordo a questo longo hai tu cervecale. Anzi, proprio per questo sono venuta qua. Dico, sto conno non lo possiamo fare un poco più cotto che una camorria? Oh, che ogni volta che mi mangio qualche cosa che mi adduppa ci vogliono 100 litri di acqua, scusa. Oh. Che poi, quando la oltre a mare, ci calo il sonno dopo mangiato, che ci casca la testa e si appinnicano, perché gli animali si appinnicano. Anche gli animali. E sì. A mia mi casca la testa, io mi rosbiglio che pare che stia cascando lo stesso piano, io mi rosbiglio da botto. Va bene, va bene. Che poi dico, questi occhi enormi, perché la giraffa ha gli occhi enormi, grandissimi. È vero, no? Vero, gli occhi molto grandi, sì. Che a questa altezza... Questi occhi, cose grandi, all'altro hanno male, cioè sono i moscerini, a mia mezzo sì, una caccarazza andò l'occhio, l'altro giorno, cacciungai, scusi, chi è corretto? Facciamo gli occhi più piccoli, no? E poi l'ultima cosa, va, Sambiccio, onesto, dico, va, questo pigiama, che non si usa più, Sambiccio, non si usa più, questo pigiama maculato, che è anni 70, non si usa più. Facciamo una tinta unita, no? O maroncino, o la facciamo beige. Ma che c'è, la giraffa che segue la moda? Ma scusa, aveva, ma la giraffa può immaginare... No, ma scusa, con un pigiama anni 70, scusa. Sambiccio, la fice parlare. Hai finito? Hai finito? Che perciò non solo sei l'animale più bello del creato, e per giunta te lamento, no? Cioè, allora, prima di tutto, intanto, c'è un cordo longo, te l'abbiamo fatto, perché così arrivi a mangiare le foglie degli alberi dove gli altri animali non arrivano. Cioè, poi... Gli occhi grandi e cordo longo ti permettono di vedere se arrivano pericoli e quindi ti puoi salvaguardare. C'è il manto, no, il pigiama, il manto che si chiama manto, così. Sì, sì. È maculato perché così ti permette di mimetizzarti nella savana e il predatore non ti viri. Hai capito? Ma allora sono un bell'animale, il più bello del creato, te ne puoi dire. La giraffa, contenta, magari, convinta, sì, io. San Pietro dice: l'ultimo qui è, c'hai a dire, ci fa la trasera. Sai a dire se Beccio come hai visto da lontano? Oh, l'animale più bello del creato! Hai a dire davanti alla porta ci disse: San Beccio, con me per camminare, o scingiamo l'uovo o allagamo il culo, perché io questa vita la voglio fare in culo. No! Ma scusa, aveva ragione. Vabbè. Ma non finisce qua.